La frustrazione cresce tra gli spagnoli mentre il paese si avvia verso il voto del 10 novembre. A scaldare gli animi non è soltanto l'inefficienza di cui la classe politica è ritenuta colpevole, ma anche gli enormi costi relativi all'organizzazione di questo nuovo voto, il quarto in quattro anni. Ogni elezione generale in Spagna ha un budget stimato in 180 milioni di euro e dunque, includendo le spese di queste imminenti elezioni, si stima che dal 2015 il Paese abbia speso una cifra che si aggira sui 700 milioni. Una recente riforma ha ridotto sia il periodo delle campagne elettorali che le sovvenzioni ai partiti, ma il voto di novembre avrà un costo di 175 milioni di euro, 140 per la logistica, 32 in fondi per i partiti e 3 milioni e mezzo in buone uscite per i parlamentari uscenti. Per questo in molti vedono ormai la riapertura delle urne come uno spreco di tempo e denaro. Non mi piace quello che sta succedendo, spiega questa signora. I soldi che spenderanno dovrebbero essere utilizzati per ospedali o scuole. A cosa servono questi soldi? I politici non si preoccupano delle persone, si preoccupano solo del loro lavoro e dei loro stipendi. Questa nuova elezione non cambierà nulla, nessuno avrà una maggioranza assoluta. Dovranno lavorare insieme, non importa come lo fanno, ma devono unirsi, i partiti di destra tra di loro o i partiti di sinistra tra di loro per avere un governo. I politici dovrebbero preoccuparsi meno delle bandiere e più del popolo. L'attuale assenza di un governo stabile implica che questioni chiave come il bilancio nazionale, le pensioni o la riforma del lavoro rimangano sospese e dato che deve ancora essere nominato un nuovo Parlamento, in alcuni casi lo rimarranno fino al 2020. Señor presidente.